Petrozzi, prende la parola il dottor Federico Esposti dell'Università San Raffaele di Milano, ci parla del controllo decisionale ed emotivo. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. Allora, parlare di neuroscienze, della leadership e dei processi decisionali è estremamente complesso perché, benché la materia sia molto giovane, in questi 15-18 anni dai primi lavori nel settore si è prodotto moltissimo. Quindi oggi ho deciso di parlare di una semplice idea. Ho deciso di tentare di discutere assieme di quale sia il vero rapporto profondo fra le decisioni razionali che prendiamo e le decisioni emotive che ne stanno alla base. Capire il rapporto fra questi due livelli decisionali significa essere in grado di comprendere noi stessi, di comprendere come arriviamo a una decisione cosciente, tante volte basandoci su molte informazioni che non pensiamo neanche di essere in grado di valutare, proprio perché sono la materia di studio e di valutazione dei sistemi emotivi. Allora, discutiamo per un secondo di cosa sono i due livelli di decision making, di livelli decisionali. Abbiamo da una parte la capacità di razionalizzare e decidere in base alla capacità del nostro cervello di estrapolare statistiche, calcolare probabilità, seppure una persona possa mancare di una formazione specifica in queste cose, tutti di base siamo in grado di stimare la probabilità di un evento. E questo sistema ci permette di prendere decisioni in situazioni molto inattese, molto volatili, ma relativamente semplici. Questo è il nostro decision making razionale. Cioè, siamo bravissimi a prendere decisioni razionali davanti a situazioni imprevedibili, ma con un numero limitato di parametri a nostra disposizione. Troppe scelte, troppe possibilità, troppe opzioni tendono a metterci in difficoltà, più di un set limitato di opzioni. Dall'altra parte abbiamo una seconda capacità, è la capacità di estrarre dei modelli, dei pattern, a partire da situazioni ricorrenti a cui veniamo esposti diverse volte. In base alla ripetuta esposizione a situazioni di qualsiasi livello di complessità, siamo in grado di iniziare ad anticipare come una situazione più o meno nota si svolgerà e anticipare il futuro collegato a una situazione. Questo è il nostro decision making emotivo. Quindi la prima cosa importante da tenere a mente è che il decision making emotivo, lungi da essere un ostacolo alla nostra razionalità, è un processo fondamentale perché permette di prendere decisioni basate sulla estrazione di caratteristiche ricorrenti di situazioni che vediamo diverse volte. Mentre il primo livello può usare solo poche semplici informazioni per prendere le sue scelte, il decision making emotivo può analizzare situazioni di complessità elevatissima. Quindi è uno strumento fondamentale e assolutamente potente. Bisogna solo capire quando è necessario usare uno e quando è necessario usare l'altro. Allora, uno dei grandi risultati nello studio del processo decisionale degli ultimi anni è lo studio che ha coronato Kahneman del Nobel in economia nel 2012, è stato il riconoscimento di come questi due livelli emotivi di indecisione, cosciente, razionale ed emotivo, siano caratterizzati da questa serie di diverse caratteristiche. Allora, mentre il livello decisionale emotivo è estremamente veloce, è completamente inconscio, è il nostro famoso senso di pancia, gut feelings, direbbero gli americani, è completamente senza sforzo, cioè è una valutazione che avviene indipendentemente dalla nostra volontà di analizzare una situazione, è completamente automatico. E ci permette di valutare la situazione in base al, come ho detto pochi minuti fa, il continuo esposizione a questa situazione. Dall'altra parte abbiamo un decision making razionale che è molto costoso dal punto di vista metabolico, quindi proprio del consumo di zucchero da parte del nostro cervello, del nostro corpo, quindi il nostro corpo tende a evitare la fatica
se non è proprio, se non è strettamente necessario, di utilizzare questo livello di decision making, ma ha la grandissima capacità di generare, cercare e poi generare irregolarità in un modello conosciuto e quindi generare idee nuove. Allora, questo è un grafico che ho prodotto, è un pochino complicato, ma lo navighiamo assieme. Allora, in condizioni di base, cioè in una situazione normale, il 90% più o meno delle nostre decisioni avvengono solo attraverso la nostra mente emotiva. Quindi le informazioni che provengono dall'esterno vengono analizzate dal nostro decision making emotivo utilizzando un modello di realtà, cioè la continua esposizione a situazioni del mondo esterno ci porta a generare un modello di interpretazione della realtà che ci permette di prevedere cosa succederà nel futuro. E genera la cosiddetta decisione emotiva. Ovviamente essere esposti ripetutamente a nuove informazioni genera un update del modello. In alcune situazioni, poche, proprio perché è costoso per il nostro cervello decidere di prendere quest'altra strada, utilizziamo anche il decision making razionale. Questo avviene utilizzando ancora le informazioni che vengono dall'esterno, ma anche tanto che viene dall'interno, in particolare, per esempio, la nostra capacità matematica di calcolo delle probabilità apprese a scuola. Okay? Se vi chiedo di fare un calcolo complesso, voi utilizzate il decision making razionale, utilizzate le procedure che avete appreso per fare moltiplicazioni a scuola. Tutto questo avviene a questo livello. Che cosa usa il decision making razionale per prendere la sua decisione? Usa sì le informazioni che vengono dall'esterno, ma si basa su quello che è già stato fatto dal decision making emotivo. Quindi questa freccia ci sta dicendo che il materiale su cui lavora il decision making razionale è una revisione della scelta emotiva già compiuta. Quindi, se vogliamo, è un processo decisionale di secondo livello rispetto alla decisione di pancia, che c'è sempre. A volte decidiamo di rivederla per motivi altri. E quindi produciamo il decision making razionale. Allora, cosa facciamo per fare training di dei nostri sistemi di decision making? Abbiamo l'insegnamento formale in cui introduciamo nuovo materiale per la valutazione, per il funzionamento del decision making razionale. Insegniamo nuovi calcoli, insegniamo nuove metodiche. In parallelo abbiamo la pratica in cui addestriamo i nostri modelli di realtà. Cioè mettiamo una persona in un ambiente complesso e aspettiamo, ovviamente facilitata, ma aspettiamo che impari a predire cosa succederà. Questa è la formazione classica, intendo tradizionale, di come nelle nostre scuole. Negli ultimi anni si è aggiunto la capacità di influenzare cosa succede nel decision making razionale, cioè impariamo a decidere, impariamo a valutare i nostri processi decisionali razionali, come ad esempio l'iniziativa di oggi, cioè stiamo lavorando sulla nostra capacità di valutare le nostre decisioni. Ma per questo cosa facciamo? Cioè il 90% delle nostre decisioni vengono prese in modo esclusivo dal decision making emotivo e noi non abbiamo modo di intervenire su questo. Allora, che cosa sono? Che cos'è il decision making emotivo? Come funziona e come lo possiamo modulare? Sappiamo che, per esempio, questo è noto da sempre, che i nostri istinti di pancia, le nostre performance, dipendono da, ad esempio, i livelli di stress. Okay? Quindi stress troppo basso ci portano a basse performance perché siamo annoiati, livello di stress troppo alto ci portano in meltdown, non siamo in grado di prendere decisioni, e sono livelli intermedi, ottimali, di stimolazione del nostro cervello che ci portano a decisioni. Allo stesso modo abbiamo influenze da parte del sonno, del cibo, della salute, eccetera. Quindi vuol dire che una gran parte di quello che il nostro cervello emotivo sta facendo, il nostro decision making emotivo sta facendo, dipende dall'attività del corpo. La dimostrazione fondamentale di questo punto
è stata fatta da Honman nel 1966, che era un medico militare, e si è iniziato a studiare ragazzi che tornavano con lesioni alla spina dorsale dal Vietnam. Quello che Honman ha notato con test sui ragazzi dopo il rientro, ha testato la loro abilità di provare emozioni e ha correlato, quindi gli chiedeva, la vostra capacità di provare rabbia, di provare tristezza, felicità, gioia, prima e dopo la lesione alla spina dorsale, com'è variata? E quello che ha scoperto è che la loro capacità di provare emozioni dipendeva, in modo lineare, dal punto della colonna vertebrale a cui la lesione era avvenuta. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra capacità di provare emozioni, che sono poi la benzina dei processi decisionali emotivi, dipende dagli impulsi che arrivano dal resto del corpo. Cioè quella informazione di prima, che risulta quasi conoscenza della nonna, che il nostro decision making emotivo dipende dallo stato del corpo, in realtà lui l'ha dimostrato. E l'ha dimostrato perché, tagliando l'input del corpo progressivamente, queste persone perdevano la capacità di usare il loro cervello emotivo. Quindi qua chiaramente stiamo rompendo, se volete, quel dualismo con cui siamo stati formati da 2000 anni, da Platone e Cartesio, che c'è la mente e c'è il corpo. La mente è bella, è raffinata e vive nel cervello, e il corpo è un appendice. No, il decision making emotivo dipende crucialmente dagli input del corpo. Perché dipende dagli input del corpo? Perché il modo in cui il cervello emotivo decide è simulando cosa accadrà in una situazione. Cioè, il cervello emotivo vede la situazione, simula che come il corpo reagirebbe a un certo evento e ne legge la risposta in ritorno. In neurofisiologia usiamo questa frase per spiegare questo concetto, cioè noi non scappiamo perché abbiamo paura, ma noi abbiamo paura perché stiamo scappando. Cioè la risposta di fuga davanti a un pericolo avviene prima della nostra emozione della paura. L'emozione della paura è la risposta emotiva finale al fatto che il corpo si è già attivato. Quindi la decisione emotiva sta rappresentando la risposta del corpo a un pericolo, in questo caso. Possiamo farci qualcosa? Cioè, a questo punto abbiamo capito che la gran parte dei nostri processi decisionali dipendono dagli input del corpo. Possiamo lavorare sugli input del corpo per modificare, per migliorare i nostri processi decisionali. Si fa da sempre. Cioè, pratiche mediche di altre parti del mondo hanno capito che ci sono dei modi di migliorare, in particolare la concentrazione, eccetera, agendo ad esempio sulla respirazione, sui muscoli, sulle giunzioni neuromuscolari.
quelli, il decision making emotivo, che prende le scelte che noi per la gran parte non vediamo neanche, e anche quello che dice all'intestino butta fuori i batteri, perché se c'è una sovraccrescita di batteri cattivi. Allora, per un batterio è conveniente essere in grado di spegnere le risposte emotive del cervello, ad esempio, per non essere buttato fuori. Se noi possiamo lavorare sui batteri, possiamo capire quali batteri accendono o spengono diverse aree del cervello, possiamo agire direttamente sul motore del controllo emotivo. Quello che stiamo facendo, questi sono studi sovvenzionati dal ONR, Office of Naval Research, e dal ARO, Army Research Office, della Marina ed Esercito degli Stati Uniti d'America, è studiare come utilizzare l'enorme panel di molecole prodotte dai batteri per modificare l'attività di diverse aree del cervello, con la finalità di produrre dei complementi alimentari e batterici per modulare l'attività cerebrale in modo da ottimizzare le performance del personale militare o in generale di tutte le persone che sono sottoposte, che hanno la necessità di alte performance mentali o fisiche. La prima cosa, in particolare il progetto che è più avviato, anzi che si sta avvicinando alla fine, è la possibilità di selezionare, abbiamo selezionato alcune specie batteriche che sono in grado di spegnere l'amigdala, o ridurre l'attività dell'amigdala, che è quell'area del cervello che controlla lo stress. E questo lo stiamo facendo per tentare di ridurre l'attività di queste aree al fine di ridurre il rischio di post-traumatic stress disorder, quindi di tutti quei disturbi da stress che sono legati alla eccessiva risposta emotiva in teatro operativo. Quello che abbiamo in mente per il futuro è estendere questi nostri studi, e in questo colgo questa bellissima occasione per discutere con voi, aprire con voi. L'Italia ha un primato assoluto in questa cosa. Per ora siamo gli unici al mondo che lo stanno facendo, per questo gli Stati Uniti hanno scelto noi come partner. Quello che voglio fare è costruire una comunità. Le necessità e le possibilità di quello che si possono fare con questo genere di modulazioni sono estremamente ampie, e quindi sarebbe bello tentare di lavorare tutti assieme per mantenere questo primato dell'Italia e essere i primi in grado di veramente avere una modulazione dei nostri processi emotivi. E chiudo con una citazione che capirete essermi molto cara, di Napoleone, che dice: un esercito marcia sul suo stomaco. Grazie mille.